Buongiorno, benvenuti a tutti. Buongiorno. Innanzitutto devo condividere con voi questa grande soddisfazione nel poter essere qui per divulgare un progetto in cui crediamo e che è partito un anno e mezzo fa, su quello che secondo me potrebbe essere veramente, come a volte chiama il dottor Burgio, la rivoluzione epigenetica. È da lì che mi è partita l'idea, perché da sempre ho pensato che la prevenzione sia la miglior arma che abbiamo per aiutare le persone a vivere meglio, ma poi della vera prevenzione se ne parla pochissimo. E la vera prevenzione significa evitare la malattia, perché quando poi facciamo, come sappiamo, uno screening per trovare quanti di su 100 persone sono malate, quella non è prevenzione, ma è trovare quanta malattia. E ho scoperto veramente un mondo. Mi occupo di nutraceutica, di prevenzione, di salute da 20 anni, quindi la mia sarà una relazione tecnica, ovviamente non medica, però volevo condividere con voi alcune informazioni che ritengo molto utili nell'ottica di quello che poi sta succedendo nel mondo, perché non possiamo più fare finta di nulla, perché l'inquinamento è ormai diventato una pandemia. E quando parliamo di prevenzione dobbiamo parlare certo di invecchiamento, ma dovremmo parlare di qualità della vita più che invecchiamento. E vedremo oggi tutte queste cose. C'è chi parlerà di biofisica, chi parlerà di infiammazione, nutrizione, nutraceutica con il dottor Luca Speciani, professor Spaggiari, come avete visto nel programma, l'epigenetica e la riprogrammazione con il professor Biava, le applicazioni cliniche della biofisica, e poi abbiamo l'ospite dalla Spagna, il mio carissimo amico Pedro Esteban, che ci farà una relazione sulla sua esperienza in Spagna, e poi passeremo dalla teoria alla pratica, perché ritengo, a meno che si fa la teoria si studia a scuola, ma poi la pratica è completamente diversa dalla teoria, no? È l'esperienza che ci permette di fare la differenza. E poi parleremo di questo test rivoluzionario che è SDR. Faccio sempre una domanda: quando è l'ultima volta che avete sentito di parlare di inquinamento? Ieri. E quanti tipi di inquinamento conosciamo? 5, 10, quanti ce ne sono? Tantissime forme di inquinamento. Però purtroppo, mi ricordo prima di iniziare un'esperienza 20 anni fa, quando andavo a parlare di prevenzione dell'aria che respiriamo, negli ambienti dove si vive o si lavora l'inquinamento sappiamo che è dalle 4 o 5 volte più che l'esterno, perché dentro gli ambienti non piove mai, non tira mai vento, no? Quindi non c'è un ricambio. Voi pensate a quei luoghi dove si vive solo con aria condizionata, dove i filtri poi non vengono mai cambiati, per esempio. E non si parla mai di ionizzazione dell'aria, di microclima ideale, del rapporto tra ioni positivi e ioni negativi. C'è un mondo. Però è chiaro che non si può far tutto, altrimenti si diventa tutto e non va bene, bisogna anche specializzarsi. E allora parliamo di prevenzione, sappiamo che oggi avremo una lezione magistrale sulla epigenetica, quindi è inutile che direi la qualifica per parlarne, ma è epigenetica tutto ciò che sta sopra la genetica. E allora, a partire dall'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, ognuno si inventa una dieta del momento, e l'acqua che beviamo, il movimento opportuno, tutto questo è vero, ma nello stesso tempo è anche fonte di inquinamento spesso. Perché l'ambiente in cui viviamo ormai
è malato. Pensate solamente, pensare ai campi elettromagnetici e alle radiazioni che stanno diventando la nuova pandemia. In alcune zone in America ci sono delle persone che si sono unite per opporsi all'installazione dei 5G. Adesso sta arrivando, come sapete, il 5G. E sembra che questo 5G sia una vera e propria un microonde per i nostri cervelli, tipo ultrasuoni, no? Quindi delle frequenze molto alte che potrebbero danneggiare ulteriormente la nostra salute. L'apnea la conosciamo tutti, però quando ho voglia di pensare positivo, quando vivi in un ambiente malsano, no? Si salvi chi può. E poi l'ossigeno è la fonte di vita. Si parla di tutto meno che la corretta ossigenazione a livello cellulare. Quando parliamo di carenze di ossigeno, parliamo di acidosi, stress ossidativo e infiammazione. E questo potrebbe essere un'infiammazione silente, probabilmente congenita, cioè che si parla, la medicina mitocondriale sta facendo passi avanti in questa direzione, e è chiaro che quando noi siamo in carenza di ossigeno o non riusciamo a utilizzare in maniera ottimale l'ossigeno, inizia un'infiammazione silente. Quindi rimettere in moto il motore cellulare penso che sia una buona soluzione per fare vera prevenzione, partendo da tutto ciò che mangiamo e quello che respiriamo. Ma cosa mangiamo e cosa respiriamo lo sappiamo, quindi pensate, se già c'è un scarso utilizzo o una disfunzione mitocondriale a livello cellulare, è chiaro che non viene consumato in maniera ottimale l'ossigeno. E se l'ossigeno non viene utilizzato in maniera ottimale, sappiamo che il rovescio della medaglia è l'ischemia di perfusione, l'aumento dei radicali liberi, stress ossidativo e quindi l'aumento di infiammazione. E allora facciamo delle scelte. Siamo anche qua per condividere quanto sia importante almeno fare delle scelte consapevoli. Ma le scelte consapevoli, come ci dice, ci insegnerà il professor Curcio, è che noi dovremmo farle molto prima del concepimento per tutelare la salute dei nostri figli, no? Invece ci pensiamo sempre dopo. E allora quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non c'è la goccia non esisterebbe neanche l'oceano, e l'oceano è fatto di gocce. Penso che sia importante anche riuscire a unire le forze, perché se io mi metto questa parte e comincio a parlarvi di rettangoli o quadrati, voi mi parlate di cerchi, non riusciamo a comunicare, non riusciamo a comprendere, e probabilmente l'altro ha cose importanti da dirci, ma non le vogliamo ascoltare. Unire le forze perché può fare la differenza, quindi evitare di coltivare il proprio giardino. E come si dice, come è uscito nel 2001, mi sembra, su Times, che diceva il DNA non scrive il tuo destino, la memoria nei geni, genetica o epigenetica, ambiente, stress, eredità. E questo professore, Michele Morgante, del Liceo di Studi di Udine, ha fatto 2 anni nella sua zona e in Italia per divulgare questo concetto, il ruolo epigenetico, e quindi lavorare su tutto ciò che condiziona la nostra salute. E i convegni li ha fatti al pubblico, aperti al pubblico, proprio per creare cultura su queste tematiche. Gli ultimi dati del Ministero ci dicono che 4 su 10 muoiono infarto ictus, una vera e propria pandemia, però noi non siamo solo statistiche, perché secondo la mia opinione io credo che non si nasca tutti uguali. Quindi se non si nasce tutti uguali, anche alcune cose dovrebbero essere riviste sotto questa ottica. Le patologie neurodegenerative, aterosclerosi, metaboliche, i tumori sono in aumento. L'epigenetica sta sempre più ricoprendo un ruolo, pensate nell'invecchiamento, questo è uno studio molto interessante, se ne parla da tempo. E basta pensare alla rimetilazione di DNA, quindi alla possibilità
di avere dei donatori di gruppi metili a livello metabolico che possono mantenere l'aspettativa di vita ottimale. Sappiamo che se si accorcia di telomeri, no? Ne perdiamo troppi, purtroppo si va incontro non solo a infiammazione, malattia, ma anche alla morte. E sappiamo che sia importante tutelare proprio la metilazione con semplici cofattori come le vitamine, la vitamina B12, i folati, la B6 e la metionina, quindi il controllo dell'omocisteina. Però anche di questo esame se ne parla pochissimo, siete d'accordo? E quanti hanno fatto ultimamente l'esame dell'omocisteina? 2-3. C'è sempre 4-5 rispetto a 50-100 persone. Eppure gli studi ormai ci insegna il professor Maromicelli, mi dice quante ne vuoi di studi? Eccoli qua. Quindi importantissimo, sappiamo anche già quanto sia importante anche tutelare attraverso un esame dell'omocisteina anche le complicazioni di gravidanza. Allora, e continuiamo a dire però che prevenire è meglio che curare. Bene, cosa facciamo? Dobbiamo iniziare di qua, vedremo oggi con il professor Burgio quanto sia importante tutelare questa, cioè la salute dei padri e dei madri prima del concepimento. E quindi avere cellule sane che si riproducono in maniera sana, si duplicano in maniera sana, si moltiplicano, si differenziano, ma in un ambiente sano, perché se poi questo avviene in un ambiente contaminato come quello che stiamo vivendo è un problema importante. Guardate qui, salute bambini a rischio tra discariche e veleni, c'è uno studio, nessuno lo finanzia. E allora dobbiamo tutelare questo meraviglioso dono della vita. Questo lo troviamo in pubblicità, no? Mulino Bianco. Vivete in un ambiente simile voi? Non ci riesce più nessuno a vivere in questi ambienti. Siamo sempre di corsa. E se è vero che un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. E come possiamo fare? E dico sempre, si salvi chi può. Perché se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, rischiamo di restare dove siamo, e quindi avremo sempre gli stessi risultati. Dobbiamo incominciare a capire, proprio dalla base, che siamo fatti di cellule, quindi 100.000 miliardi di cellule, e va tutelato il meccanismo di produzione di energia a livello mitocondriale, soprattutto DNA mitocondriale, dove poi il ruolo epigenetico è fondamentale. Questo se lo farà vedere Dr. Burgio, questa è epigenetica, questa è genetica. No? La differenza dove la facciamo? Come facciamo a creare cultura quando poi vai nelle scuole e vieni emarginato perché ti permetti di dire che di non mangiare Coca-Cola o Nutella alle feste dei bambini di 4-5 anni. No? Provate come genitori ad andare nelle scuole, so se come medici avete anche questa esperienza, ma è difficilissimo fare cambiare questa mentalità. Si pensa che lo zucchero sia vita. 100.000 miliardi di cellule, e quindi le patologie iniziano a livello cellulare. È vero questo, lo sappiamo. L'ambiente dove vive la cellula, la mesenchima, il tessuto connettivo, beh, tutto passa di qua, quindi anche i nutrienti passano dalla mesenchima, il tessuto connettivo, eccetera. E pensate quanto sia importante tutelare la membrana cellulare, sappiamo il ruolo della lipidomica, è importantissimo, però nello stesso tempo nessuno ci parla di glicocalici. E quindi della salute, della possibilità di capire il ruolo dei glicocalici a livello della membrana cellulare. Ma non possiamo fare finta di nulla, viviamo in questo ambiente, 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento, non per stile di vita sbagliato, che è diverso, perché poi ci dicono sempre, ah no, perché mangi male, perché bevi male, no, per inquinamento. Allora ci sono alcuni studi, li possiamo vedere velocemente. L'inquinamento prende il controllo del DNA e quindi aumenta la malattia cardiaca e respiratoria, non solo questo, lo sappiamo benissimo, stanchezza cronica, fibromialgia, l'infiammazione, lo stress ossidativo. L'inquinamento uccide 1,7 milioni di bambini ogni anno.
95% della produzione mondiale respira aria inquinata e poi i metalli pesanti. Ancora oggi è difficile confrontarsi sul ruolo che hanno i metalli pesanti nelle patologie neurologiche. Perché compriamo pubblicità e viviamo in un ambiente malato. Però non lo vogliamo vedere. Pensiamo che tutto che accada sempre agli altri, che sia un problema degli altri. Purtroppo pensate ai campi elettromagnetici. Guardate un bambino di 5 anni, il cellulare, cosa fa al suo cervello? Ai 10 anni e un adulto. Beh, un ruolo di comunque un piccolo danno lo farà nel cervello di questi bambini? Infatti nelle istruzioni cellulari c'è scritto tenere lontano dalla testa di almeno 3-5 cm. Però, no? Sempre attaccato qua. E poi sappiamo che dormiamo così. Viviamo così, perché qui siamo sempre connessi, perché dobbiamo lavorare. E poi il nemico invisibile che non vi dirà mai nessuno, quanti vivono qui con le case vicino a questi tralicci ad alta tensione o addirittura sotto? Wi-Fi, wireless, Bluetooth, adesso arriva il 5G, sempre più veloci. E già nell'Università di Harvard questa scienziata si dice attenzione al Wi-Fi nelle scuole, ma perché? In casa? Negli hotel dove viviamo, purtroppo siamo messi così. Questo è il nostro ambiente di lavoro e questo è l'ambiente dove dormiamo. E allora è chiaro che dopo tutto quello che abbiamo detto ci sarà un po' di scarsa concentrazione, difficoltà di concentrazione, mal di testa, voglia. Anzi, siamo fortunati probabilmente. E come si fa a non dire a una donna in gravidanza: guarda, attenzione al cellulare che usi e il laptop qui, wifi qui, telefonino qui, lo radiamo questo bambino, sì o no? Probabilmente sì. Perché? Perché siamo comunque 99% di molecole di acqua. E basta pensare che quando non siamo ben idratati, no? Già perdiamo, siamo stanchi, no? C'è stanchezza, c'è spossatezza. Quindi l'acqua è indispensabile, però guardate il contatto con i campi elettromagnetici, radiazioni, onde, computer, cellulari, non è la goccia di acqua, viene distrutta. Infatti uno studio ufficiale pubblicato nel 2018, e qui si parla di militari, testimonia l'aumento degli infarti, leucemie e mielomia per chi è sempre vicino. Non fa lavoro, sempre vicino a wifi, forma microonde e radiazioni. Questo studio pubblicato, ancora le conferme devono ancora arrivare, sono tanti studi, ma poi vedremo. Allora l'ambiente sicuramente incide sui nostri geni, accende e spenge probabilmente qualche volta quelli sbagliati. E quindi il sistema immunitario sempre più da tutelare. E soprattutto l'uomo all'età dei suoi mitocondri, ci spiega il professor Cossarizza. Il DNA mitocondriale decide la longevità. È uscito un bellissimo studio proprio dal professor Cossarizza, ma ormai sono studi che sono multicentrici mondiali, moltissime università stanno andando in questa direzione, perché si dice che la disfunzione mitocondriale potrebbe essere coprire un ruolo in moltissime patologie. Questa è la Fondazione di Medicina Mitocondriale, dove si stima che uno su 2500 nasca con un difetto di fabbrica, tra virgolette, dalla nascita, disfunzione mitocondriale. Allora dovremo ricaricare le nostre batterie. Pensate alla pandemia, vedremo a trovare Marco Firmo oggi, che è moderatore, il professor Luigi Montano, che stanno lavorando, stiamo collaborando proprio con loro, con dei centri di procreazione naturale assistita, proprio per iniziare a creare cultura. Pensate che il professor Luigi Montano
va nelle scuole, i ragazzi di 15-16 anni, a fare a valutare l'impatto ambientale su questi ragazzi, e già c'è a quell'età un problema molto importante del fatto che i ragazzi hanno una produzione di spermatozoi molto bassa rispetto a anni fa, e nello stesso liquido seminale si trovano contaminanti come metalli pesanti, benzene, eccetera, eccetera. Quindi disfunzione mitocondriale e quindi problemi di fertilità. Perché? Perché c'è una disfunzione mitocondriale. Sappiamo quanto sia importante il mitocondrio nella trasmissione delle malattie nella linea materna, però è tutto, probabilmente può essere anche una concausa per i problemi legati alla sofferenza cellulare e quindi a una scarsa ossigenazione. E sappiamo che il test di fisiologia medica si studia fino al terzo anno in medicina, proprio fisiologia e fisiopatologia. Già Warburg ce lo diceva, no? Effetto Warburg, 1931 premio Nobel, proprio per questa sua teoria. Quindi, l'ossigeno ricopre un ruolo fondamentale per la nostra salute, anzi indispensabile. Permeabilità, sedabilità, secrezione, meostasi, metabolismo, crescita, riproduzione, sviluppo, movimento. Quindi è un segnale importantissimo. Pensate quanto sia importante quindi la respirazione cellulare nel fare prevenzione. Controllare quindi la carenza di ossigeno. Certo, la prima cosa è lo stile di vita, alimentazione, stile di vita, ambiente, stress ossidativo, quindi infiammazione lipidomica, genetica, epigenetica. Oggi sentiremo parlare di medicina di segnale dottor Luca Speciani, quindi l'importanza del ruolo proprio specifico nell'alimentazione. Però l'integrazione alimentare, nutraceutica, modulatori fisiologici, ecco, di qua in su possiamo veramente fare prevenzione. Ma se la facciamo nelle madri e nei padri prima del concepimento, penso che sia una prevenzione più importante, probabilmente pre-primaria. Se conosciamo, se c'è o non c'è una disfunzione mitocondriale, magari. Perché anche in caso di norbossia, probabilmente se c'è un difetto dei mitocondri, l'ossigeno non viene utilizzato comunque. E questo ce lo insegna Semenza, uno dei più grandi studiosi e ricercatori. Se volete gli studi, magari basta mandare un'email in alto. Inutile parlare di alimentazione, di trovare quello che ci serve, perché mano a mano i terreni sono sempre più contaminati. Bassi livelli di ossigeno sono legati all'infiammazione, l'ipossia può favorire la cancerogenesi, ipossia come, e lo stress ossidativo può essere misurato, c'è gli studi del CORDIS, del multicentrico a livello internazionale, studio 2014-2019, 21 paesi nel mondo hanno dimostrato che la carenza di ossigeno ricopre un ruolo fondamentale nel migliorare, cioè nel peggiorare le terapie standard. Però abbiamo bisogno di modulatori fisiologici, non di integratori. Quindi è un'altra rivoluzione. Perché? Perché non dobbiamo bloccare lo stress ossidativo, perché sappiamo che lo stress ossidativo ha un ruolo importantissimo anche come difesa. Quindi modulare lo stress ossidativo. L'ossigenoterapia, se siamo sicuramente, è terapia, non è modulazione, la possiamo fare in casi estremi. Quando è che ci danno l'ossigeno? Quando siamo in fin di vita. Dammelo prima, perché se mi fai una terapia e non è quella giusta, per esempio una terapia iperbarica, che ha un ruolo fondamentale, sappiamo, nell'embolia, nel peridiabetico, sappiamo che ricopre un ruolo fondamentale, ma gli studi hanno dimostrato che molti pazienti che vanno a fare camera iperbarica o iperossigenazione, l'ossigeno cosa fa? Aumenta lo stress ossidativo.
quindi infiammazione, ischemia di perfusione. E a scoppio ritardato, magari dopo 7-10 giorni, questa persona ha degli effetti collaterali che nessuno però correla al fatto che ha fatto camera iperbarica. Soprattutto pensate a un piede diabetico, una persona con un piede diabetico ha delle complicazioni cardiovascolari, quindi va a fare camera iperbarica, aumenta l'ossigenazione in maniera importante, aumenta lo stress ossidativo, l'infiammazione, guarisce la gamba, ma magari ha una complicazione cardiovascolare, ma nessuno lo correrà. Lo studio del professor Canestrari e l'Università di Urbino ha dimostrato questo, aumento molto importante del tasso di radicali liberi che fa camera iperbarica. Quindi dovrebbe essere, no, non è che non va fatta ma va tutelato e protetto il paziente con adeguata copertura antiossidante. Ecco qua, guardate lo studio, ecco qui. Sono ben due associate al stress ossidativo. E abbiamo pubblicato un libro, La modulazione fisiologica dell'ossigeno a domanda, dove c'è tutta la nostra esperienza di questi 20 anni. Perché? Perché noi, come sapete, da tanto tempo ci occupiamo di ossigenazione cellulare e grazie proprio a questa formula, che è la formula di Story, deutrosulfazzine, aumentiamo il consumo di ossigeno a livello cellulare. Se noi lo mettiamo nell'acqua l'ossigeno aumenta fino all'80% e la capacità antiossidante misurata è 30 volte quella elevata del plasma umano. Ora, non ho nulla con qualsiasi altro integratore alimentare, però se tu hai un integratore alimentare ed hai un integratore alimentare, devi chiederti sempre, quello che sto dando ha una capacità antiossidante misurata, dimostrata? Sì, no. Perché se non ce l'ha, tu dai un antiossidante, non sai quant'è la sua capacità antiossidante, allora ma va bene, se è vero che devo mangiare frutta, verdura fresca di stagione, filiera corta, perché mi dà i nutrienti, ha della capacità antiossidante ottimali, la stessa cosa, i parametri li devo utilizzare per gli antiossidanti e gli integratori, siete d'accordo? E gli studi che abbiamo fatto vanno proprio in questo senso, abbiamo dimostrato la protezione sulle molecole di base come il DNA, il glutatione, gli eritrociti e gli leuciti, abbiamo dimostrato proprio la protezione prima e dopo in cell food verso queste molecole, abbiamo dimostrato l'attività, il miglioramento del metabolismo respiratorio, l'inibizione dello stress ossidativo e ipossia nelle cellule endoteliali, cordone umbilicale umano, le uve, studio pubblicato, e guardate quello che accade prima e dopo, quindi lavorando anche modulando l'espressione della SOD, quindi la superossido dismutase, nelle cellule endoteliali. Allora, se l'endotelio è un organo e va tutelato e va mantenuto sano, penso che sia importante mantenere un'adeguata ossigenazione a livello del DNA mitocondriale, e questo è quello che fa prima e dopo. Poi gli studi pubblicati sulla fibromialgia, gli studi pubblicati con la professoressa Mariana Nanferrero sulle patologie neurodegenerative, anche su 230 pazienti con gruppo di controllo, anche questo è pubblicato, sulla rimozione dei metalli pesanti. Non vado nel dettaglio, ma se poi volete gli studi ve li mando. Quindi l'ipossia ha anche un ruolo nelle modificazioni epigenetiche. Le modificazioni epigenetiche con metilazione del DNA sono fondamentali per la regolazione della scissione genetica e influiscono sul sviluppo e sulla stabilità del genoma. Questo lo possiamo fare, guardate, questi risultati indicano che il ripristino dei livelli di ossigeno potrebbe risultare efficace come strategia antitumorale. Gli studi li trovate su PubMed, sono tutti pubblicati. Quindi tutto questo naturalmente deve essere un'orchestra, nelle mani giuste, di professionisti, di medici preparati, competenti, con esperienza. E perché alla fine la nostra salute è importante, prevenire meglio il curare. Voi pensate che tutto quello che facciamo poi va nel tessuto connettivo, nella matrice extracellulare. E sappiamo quanto sia importante, no? Questo processo. Le tossine, come ci diceva la settimana scorsa il professor Mauro Micelli, l'intossicazione della matrice extracellulare, l'ipossia cellulare, quindi intossicazione, disfunzione cellulare, disfunzione fisiologica, malattia cronica.
Allora bisogna fare un passo indietro, no? Uscire dalla ruota dei criceti, dico sempre. E il professor Mauro Micelli mi diceva, guarda che questa intuizione non è così sbagliata, perché poi alla fine il bulbo del capello, come possibile antenna della qualità della Mac, potrebbe avere un senso. E infatti sappiamo che il capello è un biomarker potentissimo per il micro e il macro ambiente. E lo stanno studiando anche nello spazio, pensate. La NASA lo sta studiando, le analisi biomediche dei capelli umani esposti alle indagini del volo spaziale a lungo termine, leggo solo questo, non leggo mai, hanno esaminato l'effetto del volo spaziale a lunga durata, l'espressione genica sul metabolismo degli elementi di non traccia del corpo umano, analizzando i capelli umani. Questa indagine apre la strada allo studio dei cambiamenti di espressione genica degli astronauti in più punti temporali in volo spaziale. La divisione attiva delle cellule delle radici e dei capelli può rilevare la salute fisica di una persona, mentre l'albero dei capelli può registrare condizioni metaboliche dell'ambiente di vita di una persona. Però lo fanno nello spazio. E allora ecco l'importanza di avere la possibilità di mappare degli indicatori che potrebbero avere un impatto notevole dal punto di vista preventivo e predittivo nelle persone. Perché, dico, se tu gli fai un esame e trovi un problema, hai trovato un problema. E quindi devi fare una terapia, devi curare il paziente. Ma se tu fai un'indagine dal punto di vista preventivo, perché se parli di prevenzione e poi non la fai, aspetti che il paziente abbia un problema. È giusto fare quello, ma fai anche in modo che magari non ritorni il problema, o magari conoscere quello che ha bisogno il paziente in maniera personalizzata. E stiamo andando in questo senso, cercando di portare avanti un concetto. Naturalmente la strada è molto lunga, l'esperienza è di 2 anni in Italia, abbiamo 4 anni in Europa, creando un report, prelevando il bulbo del capello, mettendolo su una, poi vedremo, su un lettore, su uno scanner, e perché pensiamo che il capello, essendo un biomarker importante, abbia tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Se poi abbiamo la possibilità di leggerla in modo preventivo, come mi avvicino sempre alla medicina di segnale, perché dei segnali che ci permettono di capire quali sono le interferenze che potrebbero condizionare la salute delle persone, se io conosco quello che può danneggiare, dico alla persona evita di continuare a vivere in quell'ambiente, o di utilizzare il cellulare o tenere il cellulare sotto il cuscino la notte quando dormi, perché magari c'ha mal di testa e facciamo tutto per togliergli mal di testa o con farmaci o con la dieta, però probabilmente basterebbe togliere il cellulare da sotto il cuscino o spengere il wifi in casa. Quindi i capelli archivano tutto, informazione proveniente dal micro e macro ambiente, tossine pericolose, metalli pesanti. Pensate, i capelli, come sappiamo, impiegano fino a 80 giorni, poi dipende dal metabolismo. Negli atleti so che in Spagna utilizzano questo test anche ogni 30 giorni. Si mette il capello su questa piastra, questo lettore, poi penso che il professor Spaziali ci spieghi come funziona in maniera tecnica. E abbiamo, pensate, solo 12 minuti, abbiamo una risposta di quello che è la fotografia della persona in quel momento. Il test viene inviato ad Amburgo, viene elaborato con un algoritmo e in 12 minuti ci dà il report di 36 pagine. E questo è il dispositivo, si chiama S-Drive. Dà anche delle priorità, quindi sulle esigenze della persona. E sappiamo quanto sia importante riconoscere le sfide ambientali con le sostanze chimiche, tossine, radiazioni, da eliminare, il sistema di batteri, funghi, muffe, insetti, virus, indicatori di interferenze ai campi elettromagnetici. E poi, magari, associato al nostro modo, al nostro piano nutrizionale, al nostro metodo, possiamo associare
le esigenze della persona, perché la persona non è un metodo, ma la persona ha delle esigenze specifiche diverse rispetto a un'altra persona. E quindi noi dobbiamo personalizzare il nostro metodo. Se non conosciamo quello che ha bisogno, come facciamo a personalizzarlo? Abbiamo sempre fatto così, non mi sembra giusto. Perché la biofisica, come dicono al CNR di Bologna, nel sito di Biophysical Society, dice che scoprire i meccanismi di funzionamento della materia vivente e analizzarli con approcci matematici, fisici e biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza. Non è una diagnosi, è un'indicazione. L'FDA si è espressa e ha detto, queste sono tutte le certificazioni, ha detto che questo potrebbe essere molto importante per promuovere la buona salute, promuovere un stile di vita sano, motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento di obiettivi di salute e benessere. Perché voi potete dire quello che volete, parlare, ma se uno lo vede, lo legge, diventa più consapevole e quindi probabilmente passa all'azione. E questi sono i vari report che offre questo testo. Il messaggio che do sempre in conclusione è di amare la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Penso che ci stiamo dimenticando quanto sia importante unire le forze per affrontare le sfide del terzo millennio, e oggi penso che siano l'inquinamento e la connessione, perché ci sta spostando verso fuori dalla realtà, e penso che la pace e l'amore siano cose fondamentali per la nostra esistenza. Lui è Carlos Orozco, quello che ha aiutato a mettere in appunto il test, è uno dei più grandi esperti, è un oncologo e si occupa proprio di biofisica. Tra poco vogliamo divulgare questo libro sulla coerenza, scritto da lui in Italia. E due messaggi: valori, principi, speranza, onore, e quindi migliorare questo mondo. E la vita senza amore non ha senso. Grazie a tutti.